Buongiorno amici e benvenuti tutti in camper. Allora, giusto per notizia, noi adesso ci fermiamo per qualche giorno e quindi metteremo a riposo il nostro Gulliver. A questo punto, appoggiandoci all'officina di Christian, precisamente Camper Tecnica, che si trova in Contrada Pianichienti numero 21 a Pollenza, in provincia di Macerata, Christian ci ha ospitato qualche giorno per poter fare una piccola manutenzione al Gulliver. In un primo momento sono partito con la pulizia, togliendo tutto il silicone che si trovava sopra alla mansarda, quindi tra la parte in plastica e l'alluminio. Quindi un'ottima pulizia con i prodotti apposta, e ho fatto in modo di essere molto preciso, in modo che poi Christian, quando siliconerà il camper, troverà la parte talmente ottimale per fare una siliconatura perfetta. Terminata la siliconatura, abbiamo aspettato un giorno per poter poi far asciugare tutto il silicone che è stato messo, e abbiamo preparato il camper, l'abbiamo incartato per dargli una piccola verniciatura sulle parti dove la vernice, purtroppo, dato che il camper ha anche una certa età, quindi comincia a perdere la sua lucentezza, e si è provveduto con una bomboletta spray a far rivenire abbastanza lucido la parte dove è stato siliconato. A questo punto, mentre attendavamo che la vernice asciugasse, siamo entrati all'interno di Gulliver, e siccome che avevo un fornello che non andava molto bene, insieme a Christian abbiamo smontato tutti i fornelli passati con una spazzola con la mola. Poi lucidati con un prodotto apposta.
rimontati. E questo è il risultato. Al termine dell'asciugatura della vernice che avevamo fatto con la bomboletta spray, abbiamo tolto tutta la carta e così Gulliver ha terminato la sua manutenzione momentanea. Rientrati alla base, Gulliver, come vedete in foto, l'abbiamo coperto in attesa della primavera. Abbiamo fatto questo piccolo video giusto per stare con voi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, se questo video vi è piaciuto di lasciare un like, e vi auguro a tutti un buoni chilometri e buon viaggio.